abbiamo di decidere allora. Dai. Ma io non sono avanti a fiamme. Sì, mi busco. E io da voi mi busco. Enzo Luminari, un personaggio strano, particolare, che va in giro a chiedere l'elemosina, è vero? È vero? Lui è? Lui è? E si dice? L'uomo è tu, Cappuccino! Se è successo a casa rau e mamma, poi mamma c'è successo a casa rau e mamma, l'unico cappuccino la risulta la virula, l'unico cappuccino all'elemosina, l'unico cappuccino la risulta la virula, l'unico cappuccino all'elemosina. Così ha inizio questo racconto con il monaco in giro per l'elemosina. Da poi non vuole la pace, però se posso un cappuccio, non ho capito perché. Però c'era il monaco in giro per l'elemosina. Un giorno va a bussare una porta che probabilmente conosceva e anche molto bene. Rispose al monaco una gentil donna che gli disse: chiuse anche quella fatidica porta che da
soli che di rimanere in quella stanza ormai calda, Puglia ed accogliente, il Monaco con la bellissima fanciulla. Beh, grandi e piccini di questa piazza, maggiorenni di questa piazza, come immaginate, quello che accadrà è semplice. Infatti nel filo di questa canzone si dice che passarono giorni, passarono settimane, passarono i mesi, e dopo 9 mesi un bel bambino entra male, entra male, e dopo 9 mesi un bel bambino entra male. Abbiamo fatta solo perché eravamo già in fascia protetta, immagino con l'orario più o meno ci siamo. Però per salvare la mia reputazione, devo dire intanto che mi dissocio da tutto quello che è successo, e poi devo dire un'altra cosa. Questo è un fatto realmente accaduto, è un fatto vero. Che cosa c'è che non è vero, che non può essere vero? Il fatto che il Monaco, naturalmente, non fosse un monaco, è ovvio. Ma c'è di più, la bellissima fanciulla, altro che ammalata, in salute ci stava benissimo, da Dio direbbe qualcuno. E allora? E allora era lo stratagemma organizzato da due già amanti innamorati per passare insieme una felice e tranquilla notte d'amore. Beh, visto l'epilogo, loro ci sono riusciti. Poi c'è chi è in cerca da tempo di riuscirci, però noi lo teniamo lì buono buono perché lui è così, è sereno. Poi c'è chi ci è riuscito anche troppo. Ma non è solo, diciamo, coniglio nel senso buono del termine che c'è. E c'è chi comunque è sempre alla ricerca di riuscirci. E chi si immagina in quella notte calda, buia ed accogliente, con la bellissima fanciulla, che non sto guardando te qua da dietro, e con il monaco in quella stanza calda, buia ed accogliente. E quella notte si andò su, quella notte si andò su, quella notte si andò su, si andò su, si andò su. Thank you.
fare un pace, però se posso un capuccio, non ha capito perché. Però c'era il monaco in giro per le mosche. Un giorno va a bussare sulla porta, che probabilmente conosceva e anche molto bene. Rispose al monaco una gentil donna che gli disse: prendatene le mosche, fai via con mamma. Ma la donna che cosa gli disse? Monaco, prendi la tua elemosina e vai via, perché c'è mia figlia che sta per morire. Queste le fragili parole della donna, ma mi sembra strano che il monaco altro non voleva sentirsi dire. Colse subito la palla al balzo e replicò alla donna: se vuoi la figlia tua, te sale via, wenna ma, wenna ma. Se vuoi la figlia tua, me la confessero io da un pastore, disse il monaco. E poi non capisco perché questo brano diventa i tutti scemi in una giocata di un po'. Proprio così, diventa un loro stesso. Torniamo al monaco, dice il monaco: se vuoi che tua figlia guarisca, te la confesserò io da un pastore. La donna, credendo, sperando nelle parole di questo monaco, naturalmente lo fa entrare in casa e lo accompagna addirittura nella stanza dove riposava la bellissima fanciulla, figlia della donna. E allora il monaco è entrato in questa stanza e, vedendo forse un po' troppa luce, avanzò subito la sua prima richiesta: chiudete le finestre, li balconi, wenna ma, wenna ma. Chiudete le finestre, li balconi, wenna ma. Chiudete finestre e balconi, disse il monaco, per non far uscire santa soluzione. La donna, credendo e sperando nelle parole del frate, così fece. Chiuse i balconi, chiuse le finestre, ma ahimè, chiuse anche quella fatidica porta, che da soli poteva rimanere in quella stanza ormai calda, buia ed accogliente, il monaco con la bellissima fanciulla. Grandi e piccini di questa piazza, maggiorenni di questa piazza, come immaginate, quello che accadrà è semplice. Infatti l'epilogo della canzone ci dice che passarono giorni, passarono settimane. Dopo 9 mesi un bel bambino, wenna ma, wenna ma. E dopo 9 mesi un bel bambino, wenna ma, wenna ma. Fatta solo perché eravamo già in fascia protetta, immagino, con l'orario più o meno ci siamo.
però per salvare la mia reputazione devo dire intanto che io mi dissocio da tutto quello che è successo e poi devo dire un'altra cosa. Questo è un fatto realmente accaduto, è un fatto vero. Che cosa c'è che non è vero, che non può essere vero? Il fatto che il Monaco naturalmente non fosse un Monaco, è ovvio. Ma c'è di più, la bellissima fanciulla, altro che ammalata, in salute ci stava benissimo, da Dio direbbe qualcuno. E allora? E allora era lo stratagemma organizzato da due già amanti innamorati per passare insieme una felice e tranquilla notte d'amore. Beh, visto l'epilogo, loro ci sono riusciti. Poi c'è chi in cerca da tempo di riuscirci, però noi lo teniamo lì buono buono perché lui è così, è sereno. Poi c'è chi ci è riuscito anche troppo. Ma non è solo, diciamo, con il senso buono del termine che c'è. E c'è chi comunque è sempre alla ricerca di riuscirci. E chi si immagina in quella notte calda, buia ed accogliente, con la bellissima fanciulla, che non so guardando te quella dietro, e con il monaco in quella stanza calda, buia ed accogliente. E quella notte si andò su. Quella notte si andò su. Quella notte si andò su. Si andò su. Con piacere di venire a questa splendida sagra perché ho letto lo slogan.